Anche qui reti, come quelle che mi soffocano ogni giorno. Ehi là, cosa ti porta qui? Stavo per finire prigioniero delle reti. Tu piuttosto, chi sei? Che domande. Sono il dottor Orio De Narcisi ed aspetto Godot. Non conosci Godot? È lui che risolverà i miei problemi. È così facile. Basta aspettare Godot e anche i miei problemi avranno soluzione. Io sono un promotore finanziario. Come può aiutarmi? Basta avere fede. Ascolta me, che sono del tuo mestiere. Allora puoi comprendere cosa mi rattrista. Il conflitto di interessi imperante, il mercato così poco trasparente. I prodotti che collochiamo sono i migliori? Si potrebbe fare di più e meglio? Questa storia tanto pubblicizzata dell'indipendenza, che valore ha se vanificata da commissioni di performance che tosano e tosano il cliente anche senza i risultati? E le aziende? Da loro ricevo solo frecciate, con il narcisismo dei colleghi sempre più difficile da accettare. Non voglio vivere credendo a false verità, ma cercare le risposte che mi servono. Non sopporterei se un giorno mio figlio Beef dovesse pensare che suo padre è un piccolo falso bugiardo. Addio! Devo trovare il mio formaggio. Da troppo tempo ho dimenticato il suo sapore. Ho trovato la mia casa. Ora sono libero e indipendente. Posso lavorare nell'interesse dei clienti senza essere considerato un numero. Trovando il coraggio per inseguire la sua strada, Gregor evitò felicemente la metamorfosi. Gregor, cosa ti è successo? Ti vedo diverso, felice! Hai ragione, Grete. Sono finalmente felice e so perché. Ho capito cosa voglio fare. E lo fa.